Inizia nel chiostro del Maffei, dell'antica abbazia di Badia Callavena, la giornata del club dei giornalisti Amici del Durello, lo spumante veronese, che ogni anno si ritrova in una giornata denominata appunto Durello and Friends. La giornata si è focalizzata sulla degustazione, in anteprima mondiale, di tre microvinificazioni di Saccola, un raro vitigno di queste colline, e una degustazione di Durello delle aziende Fonghero, Cecchin e Marcato, tre aziende rappresentative del fenomeno Durello. Per saperne di più, abbiamo chiesto ad Andrea Bottaro una sua riflessione su che cosa sia il fenomeno Durello oggi. Ma il Durello, oggi come oggi, è una realtà che si sta proponendo sempre di più come alternativa, anzi come protagonista tra i principali vini spumanti italiani. Sicuramente è un vitigno che si presta sempre per la spumatizzazione, per le caratteristiche intrinseche nel DNA del vitigno stesso, e che nella tecnica di spumatizzazione, nella tecnologia di cantina di questi ultimi anni, ha trovato esaltazione delle sue caratteristiche tecniche, dei suoi caratteri appunto aromatici e della sua intensa e profonda caratteristica aromatica che ne fanno un prodotto probabilmente anche che possiamo registrare come unico nel panorama degli spumanti italiani. Non c'è vita facile per il Durello sul mercato. Deve farsi largo tra forti e ben consolidate marche di spumanti e vini frizzanti. Come si posiziona il Durello rispetto al Prosecco, agli spumanti di Franciacorta e agli altri concorrenti? Ma il Durello si pone essenzialmente come un'alternativa intanto estremamente legata al proprio territorio, quindi parte essenzialmente proprio dalla valorizzazione nell'ambito del proprio territorio di origine, quindi parliamo della zona che sta a cavallo tra le province di Verona e di Vicenza, ai piedi dei Monti Lessini, questi monti che sono originari e tipici per la loro vocazione, per la loro origine di natura vulcanica e per il determinare una serie di microambienti estremamente vocati per la viticoltura e che si caratterizzano essenzialmente per la natura vulcanica, di origine vulcanica dei loro terreni e per la forte mineralità con cui è stato anche identificato proprio in passato da molti cultori anche il Durello. Il Durello è un vino poco conosciuto al di fuori del suo territorio originario. Che prospettive ci sono circa la comunicazione sul mercato per diffondere la conoscenza del marchio e farlo conoscere al grande pubblico? Ma l'unico strumento che noi conosciamo è quello effettivamente del passaparola, fino ad ora è sempre stato così, ma dovrà sempre di più diventare così. E questo passaparola ovviamente prima che poteva essere effettuato semplicemente con un dialogo diretto tra consumatore e consumatore, tra ristoratore e ristoratore, oggi come oggi può avvalersi anche di strumenti come gli strumenti online, quindi Internet sicuramente diventa un panorama di conquista anche e di, nel contempo uno strumento che può potenziare e amplificare senz'altro quelli che sono gli effetti di una comunicazione che parte evidentemente da quello che può essere vissuto a livello aziendale, come succede in questi mesi per la cantina di Montechia, che sta puntando molto sul negozio online, quindi sul proprio sito www.cantinadimontechia.com, sulla implementazione delle possibilità di acquisto, ma che diventa anche ovviamente ambito in misura consortile, in maniera consortile per parlare sempre di più anche con strumenti evidentemente tecnologicamente più avanzati, più moderni, ma comunque sempre alla portata di tutti. Gran finale con i botti dei Pistonieri dell'Abbazia, un gruppo di appassionati volontari dell'antica arte del trombino, un'arma da cerimonia derivata dall'archibugio. Qui la chiamano sciopo da sagra. Ma il vero botto finale, come si conviene, è per una Magnum di Durello.